Bentrovati sulla terrazza di Varese Mese. Oggi è la 50ª giornata internazionale della Terra e noi che conduciamo sempre queste interviste all'aria aperta, almeno virtualmente, abbiamo per l'occasione deciso di parlare di ambiente invitando Jacopo Bencini, Political Advisor dell'Italian Climate Network, associazione no profit di volontari, giovani, esperti che mettono assieme la propria passione, le proprie competenze per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici. Diamo allora il benvenuto al consulente del Movimento Italiano per il Clima in collegamento dalla provincia di Firenze. Grazie per l'invito e buona giornata della Terra. Grazie, altrettanto naturalmente. E a questo proposito, questa giornata è nata storicamente per mobilitare tutte le persone del pianeta, però per la prima volta le riunisce in una piazza esclusivamente virtuale, in quanto buona parte della popolazione mondiale è in lockdown come noi. D'altro canto, però, sembra che questa pandemia, fermando le fabbriche, lasciando a terra gli aerei, limitando al massimo gli spostamenti, abbia fatto bene al pianeta, almeno stando a quanto si legge da molte parti. Ma è davvero così? Beh, sicuramente c'è un fondo di verità. Dobbiamo fare attenzione a distinguere tra ciò che è la percezione che possiamo avere quotidianamente e ciò che sono i dati, ecco, sulla realtà. Ma senza dubbio, lo diceva ieri Ispra nella presentazione del nuovo rapporto sulle emissioni in Italia, si vede già per il primo trimestre sul 2019 un calo delle emissioni climalteranti stimato tra il 5 e il 7% sul trimestre dell'anno precedente. Dal punto di vista dei particolati PM2,5 e PM10, anche lì ovviamente per il calo delle emissioni da traffico nelle città vediamo dei netti miglioramenti e le immagini che abbiamo visto in queste settimane di animali che si riappropriano delle nostre città sicuramente ci fanno capire con un bel segnale quanto l'uomo riesca ad occupare questi spazi e quanto riesca ad inquinarli rispetto a una situazione di normalità naturale. Ecco, c'è però anche un rovescio della medaglia. All'inizio di questo 2020 la questione ambientale, anche per via di Greta e dei Fridays for Future, sembrava un po' al top dell'agenda internazionale, mentre nelle ultime settimane, comprensibilmente, l'emergenza Covid ha visto un po' spegnere i riflettori su questa problematica. Questo però con delle pesanti conseguenze sull'agenda internazionale, giusto? Assolutamente, gli impegni per quest'anno, per il 2020, erano molto ambiziosi e dettati prima di tutto dall'accordo di Parigi. Avremmo dovuto vedere dei passi avanti notevoli in termini di politica internazionale del clima con i negoziati intermedi di Bonn tra un mese e mezzo e con la COP26 coorganizzata da Italia e Regno Unito alla fine dell'anno. Entrambi gli eventi sono stati posticipati di molti mesi. Non sappiamo quando verrà recuperato il vertice tra Unione Europea e Cina, durante il quale ci aspettiamo che insomma nasca una nuova alleanza verso un ulteriore impegno da parte delle due maggiori potenze rimaste nell'accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni. Questo però non vuol dire che bisogna abbassare la guardia, gli incontri sono rimandati e non cancellati ed è assolutamente prioritario anche a livello europeo ricordare ai nostri decisori politici degli impegni già presi e in Europa con il New Deal europeo. Chiarissimo. Peraltro molti dicono che ci saranno dei cambiamenti positivi dopo questa crisi anche in termini dei nostri comportamenti per la sostenibilità della salute dell'uomo e del pianeta. Secondo lei, per quanto riguarda il clima, che cosa succederà di buono? Quali sono insomma le opportunità da cogliere? Beh, la crisi sicuramente ci porta a rivalutare qualcosa che negli anni avevamo cominciato a mettere da parte o a dare per scontato, il commercio di vicinato per esempio, il rivolgersi a produzioni a chilometro zero per quanto riguarda i consumi, rivediamo le abitudini di consumo e capiamo quanto è importante la socialità e la globalizzazione della socialità in questo senso e da qui bisognerà ripartire non sicuramente per
fare dei passi indietro, ma per farne in avanti, ma in modo diverso. Nel ritorno alla normalità, nel ritorno al creare posti di lavoro, non basterà un whatever it takes, ma ci vorrà una forte presa di posizione politica verso strade nuove e metodi nuovi che facciano anche, come dire, da spalla e da appoggio dal livello locale a quello che sarà appunto il Green Deal europeo, che è la nostra massima e più ambiziosa politica in questo momento. E vedremo come sarà, insomma, questa nuova normalità anche dal punto di vista ambientale. Con questo io ringrazio Jacopo Bencini. Siccome la crisi che stiamo vivendo ha portato in primo piano tutta la questione informatica con annessi e connessi, noi domani ci occupiamo di quello. Ce la faremo, arrivederci. Ce la faremo, arrivederci, grazie a voi.